Bentornati a MrGadget.tech. Oggi per parlare di un prodotto veramente microscopico parliamo di Insta360 Go 3. Prima di cominciare qualche raccomandazione. La prima è quella di iscriversi al nostro canale, di attivare la campanella per le notifiche e, già che ci siamo, di lasciare anche un mi piace a questo video. Allora, abbiamo detto che oggi avremmo parlato di Insta360 Go 3. È una action cam microscopica, sono circa 6 cm per poco più di un centimetro di spessore e un centimetro di larghezza. E qual è la caratteristica fondamentale di questa action cam? È quella che si indossa, come state vedendo esattamente in questo momento. Io ho un piccolo pendaglio che ho indossato e che è in dotazione con la action cam, che permette di portarla con sé e di utilizzarla proprio in questo modo, cioè collegandola magneticamente, con una facilità davvero incredibile per poter fare delle riprese in prima persona senza dover mettere alcuna altra attrezzatura. C'è un'ulteriore possibilità, perché pensate che all'interno della confezione c'è anche questa specie di pinza che può essere agganciata ad una giacca facilmente, addirittura anche al costume. Anche in questo caso la action cam si infila molto facilmente, si aggancia magneticamente e da quel momento in avanti può essere utilizzato fino allo scaricamento della batteria. Per attivare la registrazione basterà un clic sulla parte frontale. Durata della batteria quando questa action cam è al di fuori della sua custodia è di circa 45 minuti. Sì, non sono tantissimi, però possono essere più che sufficienti per alcune sessioni di registrazione che sono soprattutto in vista di in prima persona. Insieme alla action cam arriva anche la sua custodia e a questo punto la situazione si fa più interessante, perché grazie allo spazio che c'è all'interno della custodia stessa c'è una batteria che a questo punto arriva a 2 ore di durata e anche un display che si può rovesciare, un display touchscreen attraverso il quale si controllano tutti i parametri della fotocamera. Quando si sta utilizzando Insta360 Go 3 all'interno della sua custodia, si può effettuare la ricarica anche quando si sta usando la cam. Questo potrebbe essere un aiuto per chi magari ha bisogno di sessioni di registrazione più lunghe. Per sganciare la cam dalla sua custodia basta premere un pulsante ad allontanarle e la cosa curiosa e anche carina che l'attivazione della registrazione può essere fatta anche a distanza premendo direttamente sulla custodia. Custodia che ha un tasto di accensione, il classico shutter per attivare la registrazione o per fermarla e poi anche un quick button che accende la camera avviando immediatamente la registrazione dei video. Insta360 Go 3 è impermeabile, può essere immersa fino a 5 metri d'acqua, non è così per la sua custodia che resiste solo agli schizzi. La qualità. Si arriva a 2,7K con 30 frame al secondo e siamo perfettamente consapevoli del fatto che ci siano delle action cam oggi sul mercato che vi offrono una capacità di ripresa fino a 4K. Però dovete tenere conto del fatto che quando poi voi pubblicate questi contenuti sui social media o li condividete attraverso ad esempio un sito internet, nella stragrande maggioranza dei casi dovrete compattare, ridurre, comprimere i vostri video fino ad arrivare ad una definizione che solitamente è quella di 1080 pixel. Non solo, i vostri utenti quando guarderanno le vostre produzioni, magari in uno schermo anche piccolino di pochi pollici, faranno veramente fatica a notare la differenza tra una ripresa 4K e una ripresa a 2,7K. C'è un dettaglio, non è possibile collegare un microfono esterno. Insta360 ha già anticipato che sta lavorando su una nuova soluzione, però non sappiamo quando arriverà sul mercato, che molto probabilmente invece prevederà proprio questa ulteriore possibilità, quella cioè di prendere un microfono esterno e di collegarlo. In questo caso si utilizza invece
il microfono incorporato, tra l'altro con la possibilità di orientare la registrazione anche verso la sorgente del suono e con una riduzione del rumore che viene applicata attraverso algoritmi. La stabilizzazione è buona e devo dire che si nota la stabilizzazione, adesso io la indosserò a rovescio, però di fatto la stabilizzazione si nota soprattutto quando si indossa in questo modo la cam, perché ovviamente con il movimento dei passi la camera non è fortemente stabilizzata, eppure il risultato è positivo. Se si vuole girare in verticale basta entrare nel menu della Insta360 Go 3 per attivare la modalità verticale. Anche la regolazione di tutti i parametri è abbastanza semplice attraverso il touchscreen della custodia. Le modalità di ripresa anche sono interessanti, perché soprattutto per utilizzare la camera così con la vista in prima persona, la cosa molto carina è usare la modalità loop, cioè la possibilità di registrare in continuazione e solo quando si preme il pulsante fissare gli ultimi 10 minuti. Questo può essere utile quando magari stiamo facendo qualcosa in cui vorremmo catturare uno specifico attimo, premiamo quel momento e sappiamo che non abbiamo perso quello che è capitato a noi pochi secondi prima. Insomma, la versatilità di questa camera è veramente incredibile. E guardate, pur essendo sempre a rovescio, io immaginavo che questo magnete potesse creare qualche problema, soprattutto di tenuta, di stabilità. In realtà no, è veramente solido, è veramente saldo. La camera è rimasta agganciata anche quando ho fatto alcune acrobazie che non sono tipiche, tra l'altro, delle mie abitudini quotidiane, ma giusto per provare la camera. E poi la semplicità di questo aggancio magnetico con una base che volendo può essere ovviamente adattata anche a qualunque tipo di supporto. E potete vedere in questo momento che la camera in un punto, la custodia in un punto, la videocamera nell'altro, ma nonostante questo io sto facendo una ripresa in remoto che può essere governata anche direttamente dalla custodia. Insomma, tutto questo al prezzo di 379 euro, che devo dire sono niente male. Io ho trovato davvero straordinaria la possibilità di portare con me questa camera in questo modo, facilissimo, di indossarla o attraverso magnete o attraverso la pinza, con una comodità e una flessibilità davvero uniche sul mercato. Ci troviamo prestissimo su MrGadget.tech.